Mezzogiorno e 10 minuti, RTL 102.5, viva l'Italia, Valeria Benatti, Angelo Baiguini, ma io direi a questo punto viva Verona, ed è qui con noi il sindaco della città dell'amore. È vero. E della musica e di tante altre cose, Federico Sboarina. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, un bellissimo ritorno, sappiamo già che ha una voce stupenda, infatti lo noterete. Sono un po' giù di voce. Ma senti che è una voce più suave. Da quando Verona è andato in Serie A l'altra sera l'ho perso. Completamente la voce. No, è già da qualche giorno che il Verona è in Serie A, non ti sei ancora ripreso. Devo dire che poi si è aggiunta anche l'aria condizionata. Quello che okay. Le cose. Va bene, allora noi ti aiuteremo, adesso alzeremo un po' il tuo volume così la voce arriverà diretta e di voce possiamo parlare tranquillamente. Per i grandi protagonisti dell'Arena di Verona inizia questo venerdì la nuova stagione. Federico, inizia con un appuntamento straordinario, tristemente straordinario, perché naturalmente con la morte di Federico Franco Zeffirelli avremo una prima della Traviata, una prima unica. Sì, avremo una prima unica, che già era una prima unica. Sembra quasi che il grande maestro abbia fatto la regia anche di tutto quello che è successo in questi giorni, perché la prima sarà la sua Traviata, sarebbe stata comunque la sua Traviata, l'ultima produzione, una nuova produzione, e quindi diventa anche automaticamente la prima, la grandissima prima all'Arena di Verona, ma diventa anche il grandissimo omaggio al grandissimo maestro che è stato Franco Zeffirelli, che tra l'altro è legatissimo alla nostra città, non tanto e non solo perché ha fatto tantissime produzioni di tante opere, ma perché banalmente chi conosce un po', insomma, le tante persone che vengono a Verona, Piazza Bra, il Liston, cioè quella stecca di bar che c'è di fronte all'arena, è stata ridisegnata proprio da lui negli anni scorsi, quindi ha voluto legare veramente la sua figura, la sua persona, la nostra città in modo indelebile. Poi ha raccontato Romeo e Giulietta dal punto di vista cinematografico, insomma sarà un grande omaggio, sarà una mondovisione con la presenza del Presidente della Repubblica, con la presenza di tantissime persone che soprattutto, anche e soprattutto in questi ultimi giorni, in virtù di questo drammatico evento, vogliono essere presenti, hanno voluto essere presenti, e quindi ci sarà insomma anche un red carpet veramente come l'Arena non ha mai visto, e sarà un grandissimo spettacolo. Quindi per chi non fosse mai stato in Arena, gravissimo, bisogna rimediare assolutamente, però cominci a vedere eventualmente in televisione questo evento, perché le riprese sicuramente saranno emozionanti dall'alto, vedere l'Arena dall'alto illuminata di notte sarà stupendo, e poi godersi anche un'opera in televisione comodamente seduti verrà soltanto voglia, sì, chi non c'è ancora stato di venirci, sì, perché poi tra l'altro, come dicevo, la stagione è lunga, è una prima assoluta nel senso che è una nuova produzione, quindi non è mai stata vista, ovviamente non la Traviata, ma questa Traviata di Franco Zeffirelli è un debutto, e quindi è una prima unica, nessuno ha mai vista, sarà sicuramente un grandissimo spettacolo. Allora sarà trasmessa in diretta in Mondovisione, hai detto bene, su Rai 1 venerdì sera. E noi adesso ascoltiamo una canzone di Springsteen, che so è uno degli artisti preferiti di una signora veronese in questo momento all'ascolto, la salutiamo, la signora Franca, e poi continuiamo a chiacchierare con te. Il boss su RTL 102.5, sono le 12:18, siamo in compagnia del sindaco di Verona, Federico Sboarina. Allora abbiamo annunciato questo grandissimo evento, l'apertura della stagione dell'opera venerdì sera con la prima della Traviata. Domani avremo modo di parlarne ampiamente con Cecilia Gasdia, che come lo scorso anno ogni settimana sarà collegata con noi per raccontarci tutta la stagione dell'opera. Ma sempre venerdì c'è un'altra iniziativa legata all'opera, si chiama Waiting for the Opera, e c'è una mostra speciale proprio alla Gran Guardia, giusto? Sì, partiamo quest'anno per la prima volta con una grande mostra, con tutto quello che fa parte della storia dell'opera, della lirica all'interno dell'Arena di Verona, nel Palazzo della Gran Guardia, che è di fronte appunto l'Arena, e partiremo anche con una sezione poi monografica dedicata proprio a Franco Zeffirelli, grande maestro, proprio perché insomma per quello che è successo
in questi giorni. Quindi è una giornata che partirà, avrà il suo culmine ovviamente alla sera con la Mondovisione, ma partirà in realtà nell'arco della giornata con una serie di iniziative, tra cui questa è sicuramente la più importante. Allora, i turisti amano venire a Verona per tanti motivi, uno di questi motivi sicuramente è visitare la casa di Giulietta, affacciarsi dal balcone e toccare la tetta di Giulietta, perché pare che porti molto bene. È consumata. La tetta sinistra, credo. È consumata. So che avete in progetto di fare dei grandi cambiamenti per questo spazio. Sì, siamo partiti. Sì, devo dire che la casa di Giulietta insieme all'arena sono i due simboli principali, anche se poi la nostra città evidentemente ha tantissime altre cose stupende, però questi sono i due brand, diciamo, principali. Sulla casa di Giulietta, che sta diventando anche e soprattutto per i milioni di turisti che vengono alla nostra città un problema banalmente anche di sicurezza, perché insomma quel cortile viene particolarmente frequentato, e quindi stiamo lavorando su un progetto. Nei giorni scorsi è arrivato anche un altro, perché abbiamo aperto una sorta di manifestazione di interesse per rendere sicuramente più sicuro, ma anche più fruibile, più bello, più accogliente, ma anche con tutta una serie, un percorso completamente nuovo rispetto al semplice ingresso nel cortile, la visita del balcone, appunto toccare la tetta di Giulietta, toccare il seno di Giulietta. E quindi stiamo andando avanti su questo percorso e vorremmo nel giro di pochi mesi consegnare alla città, ma in realtà a tutto il mondo, perché è un sito veramente visitato, vengono turisti da ogni parte del mondo, una nuova casa di Giulietta, nel senso ristrutturata, restaurata, rivista, con un percorso culturale molto ma molto più importante. Quindi tempi brevi. Tempi è una promessa. Brevi, assolutamente. E a proposito di tempi brevi, tra poco possiamo aprire anche un altro capitolo, la viabilità, la raggiungibilità del centro di Verona e la vivibilità del centro di Verona per gli abitanti naturalmente, ma anche per i milioni di turisti che la popolano, direi per tutto l'anno, in modo particolare durante l'estate, ma naturalmente per Verona tutto l'anno. Verona davvero è visitata tutto l'anno, anche in inverno c'è sempre molta gente. Quindi adesso andiamo in pubblicità, poi Federico ci racconta un po' i progetti del comune. Volentieri. Keisha su RTL 102.5, mezzogiorno e 31, mercoledì 19 di giugno, e qui con noi il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Caro Federico, ci siamo lasciati prima della pubblicità accennando alla viabilità della città, e quando parlavo di viabilità intendevo dire trovare un modo per far vivere ai cittadini, a tutte le persone che raggiungono Verona, tutta la città, non soltanto il centrissimo. Quindi raggiungibilità e percorsi alternativi. Beh, raggiungibilità, io sono un grandissimo fautore dell'alta velocità. L'alta velocità adesso arriverà anche nella nostra città, insomma l'ingresso sia da est a ovest come da nord, e ovviamente l'alta velocità non si può fermare, perché l'alta velocità il nostro territorio la richiede, sia dal punto di vista dei flussi turistici ma anche dal punto di vista proprio delle attività imprenditoriali che necessitano di muoversi velocemente. Il nostro è un territorio in cui l'impresa si muove veloce e quindi ha bisogno di velocità. Lo sai che la tua città è al primo posto della classifica dove chi ci lavora è molto soddisfatto? Beh, insomma, io sono orgoglioso e sono convinto, e ne sono convinto, perché io continuo a dire che è la città più bella del mondo. Insomma, a Verona vive bene e si lavora bene. Questo dobbiamo dirlo. Poi è chiaro che tutto questo, il fatto che sia oggettivamente una città molto bella, e devo dire che le immagini della tappa finale del Giro d'Italia che abbiamo ospitato con l'arrivo in arena, quelle immagini dall'alto hanno reso veramente onore alle bellezze di una città che non sono solamente dentro l'ansa dell'Adige, dove c'è l'arena, dove c'è la casa di Giulietta, ma anche al di fuori di quell'ansa. E quindi quello che sto cercando di fare, devo dire anche con dei risultati importanti in questi mesi, è quello di far conoscere non solo quella parte della città, ma anche quella parte che noi chiamiamo della sinistra Adige, dove c'è il Teatro Romano che è stupendo, dove c'è il Colle di Castel San Pietro, dove ci sono tutta una serie di chiese sulla sinistra Adige, e devo dire che la funicolare, che è un mezzo di trasporto che abbiamo recuperato, nel senso che c'era storicamente, poi era andato in disuso per decenni, è stato recuperato e ti porta proprio dalla base dell'Adige fino in cima a Castel San Pietro. Numeri che mi hanno dato in questi giorni: l'anno scorso in una cabina che porta 15-16 persone abbiamo fatto 200.000 passaggi, perché vedere Verona dall'alto è uno spettacolo incredibile. Chiaramente, volendo, per quelli che sono sportivi si può anche fare a piedi, certo, con una bella scalinata. Per chi non c'ha voglia, fa caldo, si piglia la funicolare, anche per chi più banalmente non può fare, c'è questo servizio. Tra l'altro abbiamo inaugurato la scorsa settimana questo punto di ristoro, che in realtà è una terrazza bellissima, quindi quando uno arriva in cima alla stazione di monte si gode lo spettacolo della città dall'alto. Quindi anche se uno sale a piedi arriva e trova
Esatto, un bel aperitivo, uno spritz che lo aspetta. Che se avere uno spritz ci piace molto. Va bene, e poi magari ci dai la ricetta vera dello spritz. Lo spritz veronese. Se vogliamo aprire il capitolo spritz qui ai due campioni mondiali. C'è una bella novità e poi continuiamo a chiacchierare con il sindaco di Verona. Beyoncé su RTL 102.5 in questa mattinata speciale durante la quale vi stiamo raccontando la città di Verona attraverso le parole del sindaco Federico Sboarina. È una città che legata naturalmente alla tradizione, insomma l'abbiamo dimostrato annunciando l'inizio della nuova stagione dell'opera venerdì sera con la Traviata, l'abbiamo raccontato con tutti gli eventi musicali che per tutta l'estate saranno ancora al centro dell'attenzione con le novità riguardanti la casa di Giulietta, ma è una città anche molto produttiva, una città che non vive solo di centro storico ma anche di periferie, della periferia, della zona più ampia della città dove naturalmente il comune nella persona del sindaco sta lavorando. Beh sì, ci sono dei temi che sono dei temi poi quelli comuni anche a tantissime altre città, e uno tra tutti è sicuramente quello della sicurezza. Esatto. Quello della sicurezza sul quale noi stiamo lavorando tantissimo proprio in questi giorni. Sono andato poi io personalmente anche con le forze dell'ordine, che ringrazio, carabinieri e la polizia locale, a controllare i cosiddetti locali etnici che insomma portano, io dico sempre, non tanto e non solo insicurezza, portano soprattutto la percezione di insicurezza, ma per me la percezione di insicurezza vale come l'insicurezza, perché se un cittadino quando rientra a casa alla sera ha semplicemente paura perché percepisce insicurezza, già la qualità della vita di quella persona non è quella che richiede una città come la nostra. E quindi tu dici già solo la percezione, anche se i dati reali poi sono. I dati reali sono diversi, sono però diversi. La percezione, cioè la percezione è tale perché se tu quando arrivi alla sera, al di là del fatto che subisci un reato, ma torni alla sera con la paura di subirlo, comunque la qualità della tua vita. Certo, non è bello. Allora, su questo stiamo lavorando parecchio, stiamo lavorando anche con gli strumenti che lo Stato ci mette a disposizione, evidentemente, quei decreti sicurezza che sono stati fatti negli ultimi mesi dal ministro Salvini, con gli strumenti come per esempio quello del taser. So che c'è una divisione tra sindaci, io sono assolutamente per utilizzare questo strumento ulteriore, perché è uno strumento che non è di offesa, ma è uno strumento di difesa per i nostri agenti, che in situazioni particolari, me ne viene in mente una tra tutti i TSO e trattamenti sanitari obbligatori, ti trovi di fronte tante volte a persone che sono molto aggressive, e quindi avere degli strumenti che possono ridurre l'offensività di queste persone, sono tutti strumenti che comunque servono a gestire, a garantire una miglior sicurezza in una città che è comunque una città assolutamente accogliente, una città sicura. Però io dico sempre che bisogna, quando mi danno i dati a fine anno, no? Dei reati che oggettivamente negli ultimi anni diminuiscono sempre, io dico sempre che guardo in realtà quella fetta di reati che ancora resistono, nel senso che è lì che bisogna incidere, perché io penso che in una città bella come la nostra, in una città vivibile come la nostra, in una città tranquilla come la nostra, debba essere mantenuto e se possibile innalzato sempre più lo standard della qualità della vita di uno che abita in centro città ma che abita in un quartiere anche periferico. Anche in periferia. Allora adesso andiamo un po' in pubblicità, poi torniamo a chiacchierare di altri grandi eventi. Io devo chiedere conferma. Sì. Cioè, io lo so già. Ma non so se posso dare un annuncio che riguarda noi di RTL 102.5. Ma come non puoi darlo? A chi devi chiedere? Non ho capito. No, devo controllare, devo fare un ulteriore controllo. Va bene, va bene. Perché insomma da qualche giorno avrete notato che continuiamo a dire 9-9-19, continuiamo a dire che ci sarà Power Hits Estate 2019, che sarà l'evento conclusivo dell'estate. Ma c'è una novità. E pum pum pum. E sai che tra una cosa e l'altra siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento. Allora, siamo in compagnia del sindaco di Verona, Federico Sboarina. Allora, Verona in Mondovisione venerdì sera con la prima dell'opera. E comunque Verona è al centro del mondo, è veramente una delle città più visitate d'Italia, questo lo sappiamo. È una città dove si vive bene, si lavora bene. Ci si arriva facilmente, si mangia e si beve benissimo. Ecco. Ma poi vogliamo parlare un attimo di calcio? Che io so che il sindaco, certo. Io mi sono vestita di giallo in suo onore, giallo-blu. Mi sono vestito di blu per completare. Dai, dici quanto sei stato bene il 2 giugno. No, Federico.
le tieni agli altri. Sì, va bene. Ma io tengo sia a Chievo che al Verona, perché non essendo una tifosa doc tengo le squadre della mia città. Io ho detto... Ma tu so che tieni per il Verona particolarmente. Sì, io ho detto che il 2 giugno infatti è stata, io l'ho richiamata, l'ho rinominata la domenica perfetta, perché avevamo la festa della Repubblica, poi la tappa finale del Giro d'Italia con tutto, insomma, un'organizzazione complicata, ma devo dire ottimamente riuscita. E poi la sera ci è capitato, perché era veramente inaspettato, di ospitare anche la finalissima, la finale del, per andare in Serie A. Che poi e tu eri allo stadio? Eh beh, certo. Eh beh, certo. Vado, io ho l'abbonamento in curva da sempre. Abbiamo, capisci, un sindaco che va in curva, non è male. Merino mal people, scusa. No, esatto, cioè, io ribadisco e rivendico sempre che il sindaco è un cittadino come tutti gli altri, quindi insomma i suoi hobby, le sue passioni, insomma, che ha da sempre. Io vabbè, continuo, potresti andare in tribuna. Continuo a coltivare. Invece va in curva. No, ma perché è proprio una questione, faccio fatica a seguirla, cioè se sei abituato a seguire la partita in un certo contesto, vederla con i cori così, cioè la vivi passionalmente molto di più così, star seduto in tribuna non è la tua, cioè, no, non è vedere, non è la stessa roba, cioè, te la guardi in televisione così, sì, ma invece allora avrete capito che c'è veramente grande affetto da parte nostra verso la città di Verona. Prima di salutarci ti faccio un'ultima domanda: dove la vogliamo portare questa Verona? Ma io penso che Verona stia già, sta crescendo. È già in viaggio. Sì, è già in viaggio, è una città, ma non fosse altro, guardate, è in una posizione, noi siamo molto fortunati, perché è una posizione sui due assi, no? Sud e ovest, che ti collegano all'Europa, e noi siamo esattamente in quel crocevia. Devo dire che i veronesi sono persone laboriose come tutti i veneti, sono per tanto lavoro, un mondo imprenditoriale molto dinamico, molto veloce, molto importante. Una città che io reputo bellissima e che devo dire le milioni di persone che vengono a Verona tutti gli anni lo certificano, e quindi questo è lo standard che bisogna, su cui io sto lavorando, su cui stiamo lavorando per continuare a farla crescere sempre di più, mantenendola però, ecco, la vera sfida è questa, cioè farla crescere dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, ma allo stesso tempo mantenere per i cittadini, perché non è che deve diventare una città solo ad uso, benissimo che vengano tanti turisti perché fanno girare, certo, l'economia, ma la vera sfida è quella di farla crescere e mantenerla anche il più vivibile possibile per i nostri, per la nostra comunità, per i cittadini veronesi o per tutti quelli che decidono di venire a vivere stanzialmente nella nostra città. Molto bene, noi ti ringraziamo molto anche per l'affetto che dimostri verso la tua città, si sente che c'è della passione, e ci vediamo presto, continueremo a parlare di Verona anche da domani proprio con Cecilia Gasdia per l'apertura della stagione operistica. E la cosa che volevo dire, c'è grande affetto verso la città di Verona, verso RTL 102.5, perché il 9/9/19 noi saremo lì per la terza edizione di Power Hits Estate. E la notizia, e la qual notizia è? È che l'Arena di Verona è già sold out. No, ma allora pensa a tutti i poverini che non hanno il biglietto. Adesso chiediamo al sindaco se possiamo, non lo facciamo, so, facciamo una doppia. Ma ci pensiamo. Grazie al sindaco di Verona, buona giornata e buon lavoro. E viva Verona. Grazie. Grazie a tutti, noi ci risentiamo domani. Sì, puntuale. Come sempre tra le 11 e le 13, grazie a Pio Ingegno, grazie a Ricky Aristarco e a Roberto Bazzani. Ci sentiamo domattina alle 11. Valeria Benatti, Angelo Baiglini, ciao, baci.